La gara tra Tessè e Pianella si apre con la consegna di una targa ricordo da parte della società rossoblu alla consorte del compianto Gabriele Sorge, ex dirigente e grande appassionato di calcio. Poi, sotto una leggera pioggerellina, il signor Luciani di Teramo dà inizio alle ostilità, con gli atessani che imprimono subito il loro ritmo al match cercando la rete. Ci prova prima Fasciani con un taglio in verticale per Tonti, ma Sebastiani è reattivo nell'uscita e poco dopo lo stesso Tonti ispira l'inzuccata di Soria, buona per tempismo ma non per mira. La Tessè è comunque padrona del campo e al 18° gonfia la rete, ma il signor Luciani, su indicazione dell'assistente, soffoca il grido di gioia di Campi, ravvisato in sospetto fuorigioco. Nulla di fatto quindi, è tutto da rifare con i ragazzi di mister Giandonato che non si perdono d'animo e continuano a spingere sull'acceleratore. Così alla mezz'ora il duo Fasciani-Tonti ci riprova, esaltando il bravo Sebastiani, attento a salvarsi in tuffo. Il Pianella resta a guardare fino al 41esimo, quando di Pentima la palla buona per passare in vantaggio e da posizione defilata chiama la barba l'intervento plastico. Si arriva così a riposo sul risultato di 0-0. A rientro in campo i due trainer confermano l'11 iniziale e la musica sembra non cambiare, così Fasciani scodella in area e Silva, da posizione tutt'altro che facile, alza di poco sul montante. La risposta pianellese è immediata e sulle ripartenze Rossi Finarelli prova la rovesciata acrobatica con palla ampiamente fuori, ma è un fuoco di paglia perché la Tessè è più determinata e continua a dominare, così al 17esimo Campi apre per Soria che affonda e tira trovando la deviazione dei difensori ospiti. Qualche minuto dopo ci prova lo stesso Campi, il suo radente si spegne di un soffio sul fondo. Si arriva così al 33esimo quando Battista, autore di una bella prova, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in 10, ma neanche la superiorità numerica giova ai ragazzi di mister Liberale che al 39esimo si rivedono con Corti. Il suo tiro viene bloccato a terra dalla barba senza patemi e nonostante l'uomo in meno gli atessani continuano a fare la partita, così al 42esimo Capitan Farina gioca di sorpresa un piazzato per Tonti sul quale l'estremo ospite si oppone in due tempi e subito dopo, sempre il capitano, dà in là l'azione del vantaggio, recupera palla sulla mediana e chiama Soria alla giocata personale. Il bomber risponde presente con una giocata delle sue, realizza il meritato 1-0. Finisce così con la Tessè che incamera i tre punti e pensa al recupero con il notaresco con maggior ottimismo. Sì.